richieste finanziarie per lo svolgimento delle attività sociali. Ultimo punto è il luogo di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti contabili o di altra natura, cosa che nessuno, a cui nessuno penserebbe, no? Cioè, dove vengono stampati le ricevute fiscali, le fatture, i documenti contabili, i libri, eccetera? Anche quello può essere rilevante ai fini dell'individuazione della residenza fiscale. Stavamo parlando della sede dell'amministrazione. Passiamo all'altro elemento sostanziale di cui all'articolo 73,3, che è l'oggetto principale. Cosa fa la Guardia di Finanza secondo la circolare quando arriva e deve individuare gli elementi da porre a base della prova della residenza fiscale sul, sempre con riferimento all'oggetto principale, quindi all'articolo 73,3? Individua innanzitutto il luogo di svolgimento delle attività che hanno consentito la conclusione di atti e negozi. Cioè, cerca tutti quegli elementi, possono essere anche indicati in una mail, in una corrispondenza cartacea, tutti quegli elementi che vanno a determinare l'individuazione di queste attività che hanno consentito la conclusione di contratti. L'altro elemento è l'identità delle controparti di questi ultimi, cioè dei contratti, e la loro residenza, dove sono residenti. E come dicevo prima, il multitest o policy delle partecipate estere si fonda proprio e soprattutto sui contratti, perché i contratti danno l'indicazione chiara del luogo dove è radicata l'attività. Se la controparte è un soggetto residente in, non so, in Germania e io ho la sede della mia subsidiaria in Germania, è chiaro che quel luogo avrà molta rilevanza per la Guardia di Finanza ai fini probatori. Altro elemento, l'individuazione dei mercati sui quali sono stati negoziati i titoli di eventuali società partecipate, nonché l'ubicazione di tali società. Beh, è chiaro che se sono stati negoziati i titoli perché la società è quotata, anche i mercati in cui vengono negoziati i titoli, come dire, vanno a individuare dei paesi, dei territori in cui ci sono dei soggetti interessati alla società. Il luogo di approvvigionamento, predisposizione e formazione di documenti contabili o di altra natura, delle società formalmente costituite all'estero. Quindi anche qua rileva molto anche il luogo in cui vengono predisposti i documenti contabili. Qui io vi ho riportato una checklist, che qualcuno mi aveva chiesto l'altra volta, esemplificativa, chiaramente, infatti non è completa, ce ne possono essere altri di elementi, ma questo è un po' l'elenco degli elementi che rilevano per l'individuazione della sede di direzione effettiva. Se uno volesse fare delle prove, degli esercizi con i propri clienti che hanno soggetti all'estero, potrebbe fare una raccolta di questi elementi per creare il famoso dossier, il famoso multitest documentale, cioè, diciamo l'allegato che andrebbe ad accompagnare il multitest, perché il multitest viene sempre accompagnato da allegati, che sono innanzitutto i contratti, ma poi l'organigramma completo del gruppo, che è la prima cosa che l'amministrazione vuole nel momento in cui fa la verifica a un gruppo che opera con l'estero, l'organigramma del gruppo, perché deve verificare chi sono i soggetti che fanno parte del gruppo e dove sono posizionati. Poi a volte chiedono, anzi quasi sempre chiedono anche l'organigramma funzionale, per cui chi fa che cosa. La denominazione esatta delle partecipate estere, la residenza fiscale dei componenti degli organi di governance delle partecipate estere, la descrizione dell'eventuale sistema di deleghe e procure fondamentale con cui vengono attribuiti i poteri gestori delle partecipate estere, ai componenti degli organi di governance, con particolare riferimento al grado di autonomia contrattuale finanziaria di cui godono i predetti soggetti, perché questi soggetti devono avere necessariamente, ricordatevelo, l'autonomia per gestire determinate operazioni, altrimenti non saranno idonei a condurre l'attività estera. Il grado di indipendenza dei componenti degli organi di governance delle partecipate estere rispetto agli azionisti, perché bene che gli azionisti siano distinti rispetto agli organi di governance, non ci deve essere commistione,
perché se gli azionisti sono sempre gli stessi e rispetto agli organi di governance è chiaro che l'amministrazione finanziaria avrà un dubbio rispetto alla gestione autonoma della filiale o delle filiali estere. Esistenza di eventuali limitazioni del grado di responsabilità dei singoli amministratori in relazione alle funzioni svolte. Cioè, se gli amministratori delle società estere hanno delle limitazioni di responsabilità, questo non depone a favore dell'autonomia, perché se sono autonome le società, gli amministratori devono essere autonomi anche nel prendersi le responsabilità, cioè devono essere anche eventualmente responsabili appunto di quello che dell'attività che svolgono. Il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche oltre che operative per quanto concerne la gestione delle partecipate estere, ma questo lo abbiamo già detto, il luogo in cui i componenti dell'organo di governance delle partecipate estere si riuniscono formalmente o informalmente o deliberano, vale a dire il luogo dove effettivamente vengono assunte le decisioni circa la gestione operativa e strategica delle partecipate estere. E qui ripetiamo quelle che abbiamo visto già nella circolare della Guardia di Finanza, il luogo di recapito delle lettere di convocazione delle riunioni dei componenti degli organi di governance dell'assemblea dei soci. L'esistenza di eventuali delibere dell'assemblea dei soci delle partecipate estere con cui sono stati nominati i componenti degli organi di governance e quant'altro. Abbiamo una seconda checklist. Questa serve, e qui torniamo all'inizio del nostro incontro, quando si parlava dell'articolo 2, della residenza delle persone fisiche, residenza fiscale delle persone fisiche. E qui dopo dobbiamo andare a individuare gli elementi che ci dimostrano che gli amministratori sono residenti effettivamente all'estero, no? E quindi la posizione anagrafica risultante presso il comune dell'ultimo domicilio fiscale in Italia, eventuale iscrizione all'AIRE, disponibilità di un'abitazione permanente in Italia, eventuale percezione di redditi da parte di soggetti residenti in Italia, la localizzazione della famiglia, dove è il coniuge, dove sono i figli, il luogo di accreditamento di propri proventi ovunque conseguiti, l'eventuale possesso in Italia di auto, natanti, aeromobili, cavalli da corsa, residenze secondarie, altri beni e quant'altro, l'esistenza di utenze di energia elettrica, il sostenimento di spese alberghiere, l'iscrizione ai club, l'abbiamo visto prima, poi quella mappa che abbiamo visto all'inizio, no? Quella rosa con tutti gli elementi che descrivevano gli elementi rilevanti ai fini della residenza fiscale. L'organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, mediante soggetti operanti in Italia. Cioè, chi è che gestisce e organizza l'attività professionale di questo soggetto? Non è che c'è magari una persona in Italia, per esempio nel caso di Valentino Rossi o delle persone di spettacolo, c'è sempre un agente. Questo agente è in Italia, è residente in Italia, perché poi l'agente segue l'attività dello sportivo dell'artista. E di conseguenza se lui segue l'artista, allora se l'artista vive all'estero deve andare molto spesso all'estero. Se questo agente è sempre in Italia è una prova che forse non c'è qualche cosa che non va. Gli incrementi patrimoniali significativi in Italia negli ultimi 5 anni, se ci sono incrementi negli ultimi 5 anni significativi nel territorio italiano, vuol dire che la mia attività è concentrata in Italia, non sarà sicuramente in Inghilterra o in un altro paese. Frequentazione di case da gioco in Italia, acquisto in Italia di azioni, partecipazioni, obbligazioni, titoli similari, eventuali atti di donazione, compravendita, costituzione di società, conferimenti di società assicurate in Italia, eventuali movimentazioni di capitali da e per l'estero. Ecco, per esempio, mi viene in mente il caso del un signore pensionato, un ex dirigente d'azienda, che aveva all'estero, probabilmente ha portato all'estero in Svizzera dei soldi quando tantissimi anni fa e voleva riportarli in Italia per farli godere ai figli. E allora a quel punto, non avendo lui mai dichiarato questi denari attraverso il quadro RV della dichiarazione dei redditi, questi soldi non poteva, all'epoca c'era lo scudo fiscale, avrebbe dovuto fare lo scudo fiscale e quant'altro. E però il discorso è, se ci sono delle movimentazioni, no?
che io faccio continuamente da un paese dove io dichiaro di essere residente all'Italia e viceversa, e io devo giustificarli questi movimenti, cioè quantomeno è un elemento di attenzione per la Guardia di Finanza e l'Agenzia, che diranno, ti chiederanno come mai tu finanzi, grazie, cioè porti questi soldi in Italia, poi magari fai delle attività, li riporti dall'altra parte, cioè cos'è che c'è in Italia che fa parte della tua attività o della tua sfera familiare che giustifica questi movimenti? Qualsiasi cosa ci sia è un elemento che va contro, va a giustificare, diciamo così, la contestazione di residenza fittizia, perché è chiaro che se io faccio girare dei soldi sul territorio italiano c'è qualcuno o della mia famiglia o io stesso che ne usufruisco per fare qualche cosa. Poi il luogo e la data di emissione di eventuali assegni bancari, che quello può essere rilevante, eventuali ulteriori collegamenti della persona fisica nel territorio dello Stato italiano. Resta fermo che per supportare la sussistenza di tutti i requisiti di cui l'articolo 73,3 risulta indispensabile sviluppare una policy della partecipa estere, progetto che richiede necessariamente ulteriori informazioni. Quindi queste sono informazioni soltanto esemplificative. E qui introduciamo il tema che effettivamente è il tema di oggi, la stabile organizzazione, che è un po' un tema meno rilevante sicuramente della residenza, è una conseguenza della residenza ed è per questo che l'ho lasciato alla fine. Allora, voi tutti conoscerete l'articolo 162 del testo unico, e qui vi devo fare un esempio. Ecco, l'ho dato amaro, anche voi era amaro? No, forse va a girare. Ci lamenteremo dopo. Allora, praticamente qui torniamo a fare degli esempi, perché la stabile organizzazione non l'abbiamo ancora trattata dal punto di vista dei casi pratici, no? Quindi il discorso è, partiamo dalla pratica e arriviamo alla teoria. Faccio un esempio molto semplice. Qui siamo in Svizzera, qui c'è una società svizzera, qui c'è una società italiana, Y, no? E qui ci sono tre società che sono, diciamo, in Polonia. Allora, questa società non ha nulla a che vedere con questa società se non fosse che ha rapporti commerciali, cioè non ci sono legami partecipativi, qui non c'è nessun legame partecipativo tra questa società Y italiana e questa società svizzera, che è specializzata nella produzione di profumi, prodotti per la bellezza, diciamo. Allora, questa società, che chiaramente esiste in Svizzera ma vende anche per i suoi prodotti in altri paesi, non soltanto in Italia ha un'esclusiva, un contratto di esclusiva per vendere i suoi prodotti sul territorio italiano con questa società. Quindi c'è un contratto, c'è un collegamento commerciale basato su un contratto di esclusiva. Cioè questa società acquista esclusivamente prodotti da questa società svizzera. Questi prodotti chiaramente vengono spediti dalla Svizzera con i camion, arrivano in Italia, vengono stoccati in una parte del magazzino della società Y. Qui c'è un sistema logistico, qui c'è dei camion di questa società che partono per andare a vendere questi prodotti nei distributori o comunque nei soggetti acquirenti italiani, e poi ci sono altri sistemi che poi di logistica che trasferiscono questi beni anche nell'altro paese, che è la Polonia in questo caso, in questi distributori che poi venderanno negli altri paesi.
Detto questo, quando i beni arrivano dalla Svizzera e vengono stoccati qui in questa parte di magazzino, ci sono delle persone italiane dipendenti di questa società,